Sheryl Dos Santos, inedito, Non ti avevo ma ti ho perso, X Factor 2018, canzone, titolo, testo, significato. Si chiama Non ti avevo ma ti ho perso, l'inedito che Sheryl Dos Santos porta sul palco di X Factor 2018. La cantante delle Underdonna di Manuel Agnelli ha incantato tutti con la sua voce pazzesca, bellissima. Puoi cantare di tutto, anche l'elenco del telefono, gli ha detto nelle puntate scorse Lodo Guenzi.L'apostrofo inedito scelto dalla giovane cantante romana non è l'elenco del telefono, ma una bella canzone in italiano. Scelta giusta? Vedremo. Se non vedi il testo della canzone Non ti avevo ma ti ho perso, clicca qui. Testo Non ti avevo ma ti ho perso, inedito Sheryl Dos Santos. È stato facile, le cose succedono adesso. Credo che un regno esista soltanto se ci vive una re. E se questa è una favola, io sono la strega e tu non mi salverai. So che resti una parte di me, proprio quella che non vuoi. E ci siamo già fatti del male provando a non farci del male. Lasciamo la pioggia cadere e poi l'equilibrio anche senza volere. E poi non torni quando è giorno e fa freddo anche l'inverno col futuro addosso. Questo mare è caldo anche di inverno, so che una stella esplode perché la porti via da casa. Non so se mi manchi adesso. Non ti avevo ma ti ho perso, non ne siamo sogni, siamo anime, guerre da vincere. Non ne siamo diversi dagli dei e dagli eroi, perché sappiamo piangere. Puoi cercarmi se vuoi di un posto che non esiste più, che è Sheryl Dos Santos, la concorrente di X Factor 2018. Sheryl Dos Santos è sicuramente una delle concorrenti favorite per la vittoria di X Factor 2018. Giovane, bella e talentuosa, la ragazza, grazie alla sua voce pazzesca, è stata in grado di stregare il pubblico e far commuovere il suo giudice Manuel Agnelli, che per lei ha anche infranto il regolamento. Sheryl Dos Santos, X Factor 2018, vita privata 21 anni. Di origini capoverdiane, Sheryl Dos Santos vive a Roma con la mamma e un fratello più piccolo. Non un'infanzia semplice per la giovane concorrente di X Factor 2018. Il padre, infatti, ha abbandonato la famiglia quando Sheryl aveva appena 10 anni. Assenza che pesa moltissimo su di lei. Forse anche per questo non ha mai potuto fare a meno della musica, che ha sempre considerato una vera e propria medicina. Sin da piccolissima, incoraggiata dalla famiglia, dopo aver iniziato a studiare canto ha cominciato a coltivare il sogno di un futuro nel mondo della musica. Nella vita quotidiana si divide tra l'università, studia chimica e tecnologie farmaceutiche e mille lavoretti per non pesare sulla famiglia: babysitter, cameriera, impiegata in un centro sportivo e altro. Secondo diversi rumors, nessun fidanzato all'orizzonte. Come tutte le ragazze della sua età è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, qui il suo profilo dove come frase profilo ha scritto: vorrei ricordarsi tra i drammi più brutti, che il sole esiste per tutti. Esclamativo. Prima di approdare sul palco di X Factor, Sheryl non ha avuto alcuna esperienza, eccetto una partecipazione al Tour Music Fest nel 2014, la rassegna musicale dedicata a giovani cantanti e musicisti emergenti. In molti le hanno subito appiccicato l'etichetta di nuova Beyoncé della musica italiana. Sarà così? Vedremo, di certo ha tutte le carte in regola per sfondare.